Buongiorno a tutti, grazie anzitutto per essere intervenuti alla conferenza stampa pre-partita di Atalanta Olympique Marsiglia, match valido, lo sapete, quale semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023-2024. Ci sono mister Giampiero Gasperini e Sead Kolasinac a vostra disposizione per una domanda a testa, per alzata di mano, domanda come sempre preceduta da nome, cognome e testata. Mister Gasperini risponderà alle vostre domande in italiano, Sead Kolasinac invece in inglese. Tutti voi avrete l'ausilio della traduzione simultanea in italiano o in francese a seconda di chi porrà appunto la domanda. Prego, chi vuole iniziare? No, no, with microphone. Buongiorno a tutti, sono Abdelmajid di Bein Sports. Una domanda al mister: qual è la difficoltà di questa partita? La difficoltà di questa partita è il valore dell'Olympique Marsiglia. Giochiamo con una squadra di assoluto valore, che abbiamo avuto già la possibilità di confrontarci nella partita d'andata, e questo è stato indubbiamente molto, molto utile. Però noi dovremmo sicuramente fare un'ottima gara, una prestazione importante, per, come giusto che sia, per raggiungere la finale. Prego, qui. Mister, buongiorno. Buongiorno Zead. Una domanda per entrambi. Per Bergamo comincia una settimana storica. L'Olympique domani sera, sabato la Roma e domenica e mercoledì prossimo la Juventus. È vero che tu dici sempre una partita dopo l'altra, pensiamo, però per Bergamo è veramente un avvenimento storico, non è mai successo, si cerca di entrare nella storia. Come la vivete voi tutti? I think we have to focus first of all of the game of tomorrow. There are three different competitions for us. First, now we have to play the Europa League game, and then after we will start to prepare the game against Roma and then against Juventus. But our first target is to do a great job tomorrow, and after we're going to concentrate on the other two games. La viviamo con la consapevolezza che è una settimana molto importante, ma anche con la concentrazione di affrontare una partita per volta. E in questo momento dobbiamo avere l'attenzione esclusiva sull'Olympique, sulla squadra dell'Olympique, sui loro punti forti, i loro punti meno forti, su quello che è stata la partita all'andata, su quello che dobbiamo fare in campo per raggiungere, come ho detto prima, il traguardo di questa competizione. Poi dopo penseremo al resto. Prego. Ciao a tutti e due, Tutto Sport e Prima Bergamo. Una domanda per il mister e una domanda per Sead. Mister, ti chiedo, c'è un'attesa in città clamorosa già da qualche giorno. Tu vivi la città, abiti in pieno centro. Ti chiedo, Giampiero, come sta vivendo questi giorni di avvicinamento? È diverso rispetto ad altre situazioni per il livello a cui siamo, o cerchi di, anche grazie a qualche cappello bianco in più che hai rispetto a me, di viverla con la massima serenità possibile? Se ho imparato a conoscerti un po', comunque anche tu sei molto molto coinvolto e toccato da questo momento. E per Sead, mi ricordo quando abbiamo fatto un'intervista mi avevi detto cerco di ascoltare il mio corpo quando le cose vanno bene, quando magari non sono a posto, e di vedere che risposte mi dà. Ti chiedo come stai rispetto all'infortunio di settimana scorsa e che cosa si sta dicendo il tuo corpo rispetto ai prossimi impegni. He translate me because it's in French, yeah? No, in English. But he I didn't understand. And it's in French, yeah. The translation is in French. Yeah, okay. Though I feel quite good. Unfortunately I have this injury what I have, and we try with the medical staff to do our best to get me as soon as possible back to the pitch. And fortunately, I don't know if tomorrow it will be
it will be not fine for me to play, but then we see how the injury goes, and I give my best to get as soon as possible back to the pitch. Ma quello che si avverte in città è straordinario, la fibrillazione, l'attesa, è qualcosa di ancora diverso rispetto a quello che poi sarà la partita, se vogliamo anche di molto bello, a volte molto più bella l'attesa, e questo si vive chiaramente. Per quello che riguarda me, come ho detto, e la squadra, questa è sicuramente una spinta in più, una carica in più per tutti quanti i giocatori, perché sappiamo che il momento è questo, e a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti bisogna presentarsi al meglio delle proprie possibilità. Prego. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport, una per Giampiero e una per Sed. Mister, tu dici sempre che ci si allena giocando, quanto può pesare? Sono allenatissimi. Quanto può pesare, soprattutto se incrociando le dita ci dovessero essere supplementari, il fatto che il Marsiglia non abbia giocato in questa domenica di campionato? Per sé? A Sed, poi faccio anche a Sed. Ok, no, non pensiamo a questo, pensiamo che noi siamo comunque preparati, anzi arrivati a questo punto della stagione non si capisce bene se a volte è meglio. A me è capitato con i giocatori che magari gli ho fatto saltare un turno, poi me li sono trovati meno positivi di altri che hanno giocato con continuità, no? So, è veramente difficile fare questa considerazione. Quello che può essere negativo sono gli infortuni, e questo sì, possono pesare, però per il resto sono tutti ragazzi preparati, che stanno bene, giocare 90 minuti, giocarne 120, credo che sia la difficoltà uguale per tutti, non se qualcuno ha saltato o ha fatto due giorni in più di riposo. Tu hai giocato con Aubameyang nell'Arsenal. Dimmi una cosa che hai consigliato già magari nella partita di andata ai tuoi compagni, e quanto il fatto di poter rigiocare una finale di Europa League dopo quella che hai perso con l'Arsenal, col Chelsea, sarà una spinta per fare il tifo domani e recuperare a tutti i costi eventualmente per Dublino. Yeah, I think we all know the quality of Oba. He showed it for many, many years in different leagues, that he's always dangerous and that he's a good player. But I think especially the first game we did it really well to manage him, and I think it's not only Oba that you have to take care, it's the whole squad, especially offensive. They're really, really dangerous. And of course, if you stay in the semi-final and it's only 90 minutes or 120 or even penalties, this is one game left, and then you're in the final. Of course, if you are there where we are right now, that we wanna target, of course, to go to the final. Prego. Ciao entrambi. Andrea Riscassi, Rai Sport. La domanda è la stessa. All'andata il Velodrom ha spinto molto la squadra di casa. Martin ha detto che non si riusciva a parlarsi anche all'interno, insomma, del campo di gioco. Quanto sarà la spinta dello stadio di Bergamo, e soprattutto per Siad, che ha visto entrambe le realtà, quanto spingerà domani sera allo stadio? Grazie. Yeah, sorry, translation was a little bit. Of course we knew that the first game that will be really, really a really heated stadium, but I think we managed really well,
and now it's a completely different game. We had almost a similar situation against Sporting when we play 1-1 away from home, and we finish our job at home, and this has to be the target for us tomorrow, and we will be ready and try to do our best to get through. Credo il fattore campo incide soprattutto sulla squadra di casa, e indubbiamente al Marsiglia hanno un fattore campo molto forte e che anche è testimoniato anche dai risultati. Questo loro domani chiaramente non l'avranno, e l'avremo invece noi, anche se in questo senso non è mai mancato il supporto della nostra tifoseria, è sempre stato molto caldo, anche se i numeri chiaramente non possono essere quelli di grande piazza, però ecco quello che mi auguro, che spero, vedendo questo stadio che sta finendo e che finalmente verrà completato, che l'Atalanta possa sempre poi tornare a giocare partite di questo genere, magari con lo stadio completato sarebbe altrettanto meraviglioso. Prego. Buongiorno, Piero Vailati, Lecco di Bergamo. Domanda per il mister: se ha dubbi di formazione e quali sono i criteri di scelta in questi casi? Se si privilegia il più in forma, il più esperto, il più tecnico, il più fisico o cos'altro? Domanda per Sed: se c'è la possibilità di vederlo in campo a questo punto, perché dalla prima risposta mi sembra di aver capito che se dice dare il meglio domani in campo, forse può esserci. Volevamo chiarire questa cosa, grazie. I don't know, then we have to ask Misker if I'm on the pitch, but yeah, as I said before, I have an injury who takes a little bit longer. We try to give our best with the medical stuff, with the physios, with the doctor, and we are on a good way, and I don't know when, but for sure I will try to give my best to get back as soon as possible on the pitch. Anche giocando partite così ravvicinate non hai molto tempo per preparare le gare, per valutare il recupero e la condizione dei giocatori, però è anche vero che dal punto di vista tattico, giocando molto, hai avuto comunque tante possibilità sul campo di fare delle verifiche, e poi ti porti dietro sempre l'ultimo allenamento, in linea di massima la squadra, sai, ci può essere una o due varianti o tre, non so, e poi decidi chiaramente dopo l'ultimo allenamento. Prego qui. Buongiorno, Marina Belotti, Corriere della Sera. Rispetto alla gara d'andata, cos'è che deve migliorare l'Atalanta e quali saranno le armi tecnico-tattiche, insomma, da utilizzare, su cui si affiderà nella gara di domani? E a Sera volevo chiedere, quest'anno hai collezionato già 3.156 minuti in campo, è il tuo record in carriera. A livello stagionale, l'avresti mai pensato di raggiungerlo a quasi 31 anni? Come stai vivendo questa un po' tua seconda giovinezza? Anche il mister ti chiama Highlander. Grazie. First of all, I'm not 31, I'm 30 anni. To be fair, yes, because I always said that the pre-season, what we did, was for me personally one of the toughest, and this is the result now that that you get fit and ready, and this was really, really, really tough for me when I came here, but now it pays off, and that's why I'm not surprised after this pre-season and the way how we train, how we play, that I'm able to play so many minutes. Su cosa deve migliorare la squadra? Teoricamente su tutto, no? C'è sempre, non c'è limite al miglioramento delle cose, poi bisogna prepararsi, fare un piano per questa gara e sviluppare bene quello che cerchiamo di fare, vedendo anche quanto è forte o meno la contrapposizione dell'avversario, sempre questo, poi miglioramenti sono infiniti. Qui.
Okay. Una domanda per il mister. Buongiorno, Franco Vanni del quotidiano Repubblica. Volevo chiederle forse, esatto, parlo milanese, no, tranne forse che tranne poi mico i posti li guardi in televisione, se mi piace no cambiare, no, scherzo. Volevo chiederle, in un paese in cui si tende a gufare, tranne forse a Brescia e a Como, adesso tutta Italia supporta l'Atalanta in questo momento, volevo chiederle, questo affetto così diciamo inedito è una cosa che percepite, che vi fa piacere, oppure che vi lascia un po' straniati, come dire, ci fate le vostre squadre che noi facciamo il nostro? No, allora quello vero ci fa molto piacere e sappiamo anche di avere conquistato degli apprezzamenti un po' trasversali in tutte le tifoserie. Poi c'è anche un tifo verso di noi condizionato, no? Nel senso, cioè, che è interessato, ecco, più che condizionato è interessato, che è giusto anche che sia, che speriamo anche di magari di portare un contributo, perché andare avanti per noi significa anche ranking e posizione, magari possibilità di fare le coppe anche per altre squadre. Prego, scusate un attimo di ordine, prego. Prego. Hello, Noah Fowler, Dutch National Television. Question to Mr. Gasparini in English. So, quarterfinals. Non sento. So, in cold matters is doing an. No? One moment. That's okay. Okay. So, in cold matters is doing an excellent job here at Atalanta. However, in the Dutch national team, he hasn't been able to find his way just yet. Do you have an explanation for why he is performing so well here, and how much does it have to do with his position on the field? Beh, intanto lui è molti anni che fa parte della nazionale olandese, e anche cambiando allenatore lui è sempre stato comunque nella rosa, e quindi poi sai, nelle nazionali ci sono giocatori un po' da tante squadre, ci sono sempre grandi campioni, però io credo che anche in nazionale se viene convocato con questa continuità è perché è ritenuto un giocatore fondamentale. Prego. Buongiorno, Matteo De Sanctis, Bergamo TV. Una domanda per mister Gasperini, anzi facciamo doppia. Volevo sapere come vede il duello tra Bomber, Scamacca, Aubameyang, che sono i due terminali d'attacco delle due squadre, e se è preoccupato, tra virgolette, del fatto che abbia numeri ridotti in difesa, visti gli infortuni. Grazie. Ma io credo che sì, è giusto insomma vedere anche i terminali d'attacco così, ma credo che domani la partita si risolva più tra le due squadre che una sfida tra singoli. E, in difesa siamo il reparto dove siamo un po' più contati per gli infortuni di Toloi e di Cola, però magari facciamo un miracolo, recuperiamo per domani. Qui. Christian Willard, ESPN Netherlands. Question for the coach and for the player. After the first game in Marseille, apart from the result and the heated circumstances, are there any takeaways from that game in the way the opponent played? For sure, we saw the quality of Marseille in this first leg, what we played against them. But every game is different, and we are prepared. We analyzed them really well, and also our game, what we did good, what was not so good, and we try to improve this tomorrow on the pitch. And this this is the target for us tomorrow. Spesso in Europa si incontrano a volte squadre che non sono abituate a giocarsi, si conoscono meno, magari vedi molta TV, vedi molte partite, però non hai il raffronto di uno scontro diretto,
e generalmente quando, come ad esempio hai in campionato che conosci sicuramente meglio le squadre, di solito quando giochi nelle due partite invece nella seconda partita hai sicuramente delle conoscenze maggiori e sei un po' più preparato indubbiamente. Qui grazie. Buongiorno Paoluzzi e l'equipe, una domanda a testa per Sead, se ci puoi parlare di Scamacca che segna ogni partita e tu lo affronti tutti i giorni in allenamento, hai conosciuto tanti attaccanti nella tua carriera, è un giocatore con caratteristiche un po' fuori dal comune, ti ricordo anche qualche altro attaccante che hai affrontato in carriera. E per il mister Gasperini mi volevo staccare un attimino dalla partita e parlare della crescita dell'Atalanta in quanto società in tutti i settori, parlo lo stadio ovviamente e quant'altro, e questo farà parte un giorno in cui andrà via anche del suo lascito, e da un'ottica di vista, da un'ottica francese, anche una strategia poco italiana, vorrei dire, no, questa oculatezza, e soprattutto nonostante la crescita sembra che ci sia sempre lo stesso DNA dell'Atalanta di 8 anni fa quando è arrivato a Torino. Yeah, I think yeah, Gianluca, when he came, you had not an easy time, or not was not easy so much, but he adapted really, really well, and he worked really, really hard on and off the pitch, and this pays off. And now he's in a period that he scores almost every game, but for us, it's also important that he works also, that he helps us also in defense, and this is something. For me personally, what is more important for us as a team than that he score goals, but now we do both, so we're really, really happy that he is now in a really good period, and I hope he will hold this period until the end of the season. Ma questo fino adesso è stato un percorso straordinario dovuto a tutti quanti i fattori che elencati, società, ambiente, squadra, allenatore sicuramente, forse lo potremo valutare meglio magari tra un po' di anni, però credo che abbiamo potuto verificare e dimostrare anche che in un ambiente piccolo, con dei numeri non eccezionali come possono avvalersi altre situazioni del calcio, si possa attraverso le idee, attraverso la gestione, attraverso l'appartenenza, si possa comunque creare una squadra di calcio che dà delle soddisfazioni, si identifica con il proprio territorio e riesce a vivere dei propri trofei, delle proprie coppe, raggiungendolo e superando se stesso, perché i parametri del successo e del vincere è spesso superare se stessi, e noi ci siamo riusciti a superare quella che era la storia dell'Atalanta e portarla in alto. Personalmente penso che non ci sia limite, un po' come il miglioramento che si parlava tecnico di una squadra, che non ci si debba porre dei limiti e che un segreto può essere anche quello di pensare sempre un po' più in grande, no? E chiaramente con i propri mezzi e con le proprie possibilità, ma le idee non sono vendibili e possono sempre esserci, e questo vale per tutti, anche per chi non necessariamente ha dei grandissimi numeri da poter spendere. Ultima domanda, last question. Monsieur Gasperini, est-ce que personnellement, est-ce que c'est le match le plus important de votre carrière d'entraîneur? Et plus généralement, est-ce que c'est le match le plus important pour l'Atalanta et ses supporters? Come tetto di valore, indubbiamente sì. Ci sono state però tantissime partite della mia carriera, decisive, importanti, con la stessa apprensione, con la stessa attesa, che magari valevano per qualcosa di meno importante di una finale di Europa, ma le assicuro che emotivamente avevano lo stesso valore, e quindi questo per dire che non è solo quello
quello che si gioca in alto. Il calcio è proprio bello perché a tutti i livelli ci possono essere delle grandissime emozioni. Grazie a tutti.